Questa è la storia di una bambina aspirante ballerina. Lei si chiama Chloe, ha 5 anni e ormai sa fare più o meno tutto da sola. Si veste da sola, sa mettere a posto la sua cameretta da sola e ha imparato anche a giocare da sola. Ma più di tutto, Chloe ha una dote speciale, la sua meravigliosa e inarrestabile fantasia che le permette di trascorrere le sue giornate inventandone di tutti i colori. E quanti colori! Ma vi ricordate cosa vi ho detto? Chloe è un'aspirante ballerina. E cosa manca di più ad una piccola ballerina in questo momento? Ebbene sì, proprio quella, la sua scuola di danza, la sua maestra e le sue compagne di gioco. Nella sala di danza si sentiva libera di trasformarsi in tutto ciò che desiderava, ma ora non ci riesce più. Qualcosa la fa sentire arrabbiata, infatti non si ricorda la formula magica che accende tutti i suoi sogni. Oggi, Wendy, sono arrabbiata. E tu che cosa ridi? Persa nei suoi pensieri, fa un giretto in salotto per vedere cosa sta facendo il papà e lo trova alle prese con le pulizie di Pasqua. Chloe, che c'è? Pulizia di Pasqua. Ma è proprio obbligatorio? No, non è obbligatorio. Però magari quando arriva il coniglietto pasquale trova tutto pulito ed è più contento. Proprio arriva il coniglietto pasquale! Al pensiero del coniglietto la sua mente comincia a vagare. Chloe adorava il coniglietto di Pasqua e soprattutto adorava le dolci sorprese che riponeva al suo interno. Pensa, ripensa. Ad un tratto un'idea le balza in mente. E se solo per quest'anno chiedessi al coniglietto pasquale di portarmi un potere magico, così potrei trasformare i dolcetti in sogni ballerini. Papà, hai avuto un'idea? Mi devi aiutare. Ah, coniglietto pasquale. Così decide di scrivere una lettera al suo coniglietto pasquale di nome Aaron. Sorpreso dalla dolce richiesta della bambina, decide di aiutarla. Ma come poteva fare? Le sue maestre consigliere sapranno certamente come aiutarlo. Ragazzi, ho bisogno di voi. Ognuna di loro ha un dono speciale, filastrocche magiche da imparare e da ballare. Guarda la stella in questo cielo di stelle. Ovunque tu andrai, la tua stella seguirai. Con un pizzico di fantasia, mettiti in punte, apri le ali e vola via. Anche restando a casa puoi sempre danzare. Basta fantasia e voglia di sognare. Per questo una corona ti voglio regalare, perché come una principessa tu ti ricordi di volteggiare. Se un tutù brillante indosserai, presto di sicuro danzerai. Musica, gioia, ritmo e allegria, questa della danza la sua magia. Se invece sei un bel bambino, essere un principe sarà il tuo destino. Ballerine, ballerini, fate così e potrete sognare tutto il dì. Battete le mani, fate un saltino e terminate con un bel inchino. La
La vigilia di Pasqua Aaron, come tutti gli anni, arriverà in città per portare le uova ai bambini. Ma per Chloe ci saranno sorprese speciali. Una bacchetta magica, una corona speciale e un bellissimo tutù. Possono sembrare semplici oggetti, ma nelle mani di una bambina come Chloe avranno il potere di restituirle la capacità di sognare. Ho voluto raccontarvi questa storia per ricordare a voi ballerini che la magia della danza è dentro al vostro cuore. E ovunque voi siate, sarete liberi di ballare. Quindi bambini, ballate, ballate sempre. Buona Pasqua, da Aaron.